Non ero in ritardo. Mr. Banner era ancora alzato per l'esperimento di oggi. La ragazza sedeva al nostro tavolo, il suo viso ancora abbassato, fissando la cartella su cui stava scarabocchiando. Tirai la mia sedia con un'inutile violenza. Gli umani si sentono molto più a loro agio quando la vicinanza di qualcuno è annunciata dal rumore. Sapevo che aveva sentito il suono. Non alzò lo sguardo, ma la sua mano perse un anello nel disegno che stava facendo, sbilanciandola. Perché non guardava su? Probabilmente era spaventata. Dovevo essere sicuro di lasciarle un'impressione differente questa volta, farle pensare che si era immaginata le cose di prima. Ciao, dissi con la voce calma che usavo quando volevo far sentire gli umani ancora più a loro agio, formando uno sguardo educato con le mie labbra, senza lasciare scoperti i denti. Allora alzò lo sguardo. I suoi occhi marroni e spalancati sobbalzarono, quasi increduli e pieni di silenziose domande. Era la stessa espressione che aveva ostacolato la mia vista la scorsa settimana. Mentre guardavo in quegli occhi marroni stranamente profondi, capii che l'odio che avevo per questa ragazza era svanito. Le sue guance iniziarono ad arrossire e non disse nulla. Mi chiamo Edward Cullen. Non ho avuto la possibilità di presentarmi la scorsa settimana. Tu devi essere bella, giusto? Sembrava confusa. C'era di nuovo una piccola ruga tra i suoi occhi. Ci mise mezzo secondo di più di quanto le ci sarebbe voluto per rispondere. Come fai a conoscere il mio nome? Penso che tutti sappiano come ti chiami. Di sicuro doveva aver capito che era diventata il centro dell'attenzione in questo posto monotono. La città intera ti stava aspettando. Si accigliò come se questa informazione fosse spiacevole. Supposi che, essendo timida com'era, l'attenzione sarebbe stata una brutta cosa. Molti umani si sentono al contrario. No, intendevo come mai mi hai chiamato Bella. Preferisci che ti chiami Isabella? Non capivo. Di sicuro aveva messo in chiaro le sue preferenze molte volte quel primo giorno. No, Bella mi piace. Ma Charlie, voglio dire mio padre, quando parla di me mi chiama Isabella. A quanto pare mi conoscono con quel nome. Avevo appena realizzato cosa significava la sua domanda. Avevo fatto un errore. Se non avessi origliato gli altri il primo giorno, allora mi sarei inizialmente indirizzato a lei con il suo nome intero, proprio come ogni altro. Era molto veloce per lei captare i miei errori, molto astuta, soprattutto per qualcuno che si supponeva doveva essere terrorizzata dalla mia vicinanza. Ero senza aria. Se avessi parlato con lei di nuovo avrei dovuto ispirare. La mia gola fu di nuovo improvvisamente in fiamme. Il desiderio forte come la prima volta che avevo catturato il suo odore la scorsa settimana. Strinsi i denti e cercai di compormi. Prima le donne, collega. Alzò lo sguardo alla mia espressione e il suo viso era di nuovo bianco. I suoi occhi spalancati. C'era qualcosa di male nella mia espressione. Era di nuovo spaventata. Se vuoi, comincio io. No, faccio io. Fissai i dispositivi sul tavolo, il microscopio da batteri, la scatola di vetrini, piuttosto che guardare il sangue circolare sotto la sua pelle chiara. Presi un altro breve respiro attraverso i miei denti e sobbalzai al sapore che mi feriva la gola. Profase. Ti dispiace se controllo? Istintivamente, stupidamente, come se fossi uno della sua specie, mi allungai per fermarle la mano da rimuovere il vetrino. Per un secondo, il calore della sua pelle bruciò contro la mia. Era come un impulso elettrico. Il calore fluì nella mia mano fino al mio braccio. Lei ritirò la sua mano fuori dalla mia. Scusami. Afferrai il microscopio e guardai brevemente dentro la lente. Aveva ragione. Sì, profase. Ero ancora troppo scosso per guardarla. Cosa stava pensando ora? Come si era sentita quando avevo toccato la sua mano? Guardai al vetrino. Anafase. Posso controllare? La guardai, sorpreso che stesse aspettando ansiosamente, una mano quasi allungata verso il microscopio. Non sembrava spaventata. Guardò nella lente con un entusiasmo che svanì subito. Vetrino 3?
Depositai il prossimo vetrino sulla sua mano, senza lasciare che la mia pelle si avvicinasse alla sua questa volta. Interfase. Spinse il microscopio verso di me. Non toccò il foglio, ma aspettò che fossi io a scrivere la risposta. Controllai. Aveva di nuovo ragione. Finimmo così, pronunciando una parola per volta e senza incontrare i nostri occhi. Eravamo gli unici ad aver finito. Gli altri nell'aula stavano avendo problemi con l'esperienza. In realtà lei era piuttosto carina, in un insolito modo. Molto più che bellissimo, il suo viso era interessante. Il suo mento stretto squilibrato con le sue guance ampie. E poi c'erano quegli occhi, colmi di silenziosi segreti. Occhi che improvvisamente stavano perforando i miei. La fissai di rimando, cercando di indovinare uno di quei segreti. Porti le lenti a contatto? No. Mi sembrava di aver notato qualcosa di diverso nei tuoi occhi. Certo che c'era qualcosa di diverso nei miei occhi dalla prima volta che mi aveva guardato. Per prepararmi alla dura prova di oggi, alla tentazione di oggi, avevo passato l'intera settimana a cacciare, saziando la mia sete il più possibile, esagerando. Mi ero nutrito di sangue di animali. Quando l'avevo guardata prima, i miei occhi erano neri dalla sete. Ora il mio corpo nuotava nel sangue. I miei occhi erano più di un caldo oro, luminosa ambra per il mio eccessivo tentativo di placare la sete. Un altro errore. Se avessi visto cosa voleva dire in quella domanda, avrei potuto semplicemente risponderle sì. Peccato per la neve, eh? Non direi. Il freddo non ti piace? Neanche l'umido. Per te deve essere difficile vivere a Forks. Non lo immagini neppure. Ma allora perché sei venuta qui? È una storia complicata. Penso di poterla capire. Fissò giù verso le sue mani. Questo mi rese impaziente. Volevo mettere la mia mano sotto il suo mento e alzarle la testa così che avrei potuto leggerle lo sguardo. Ma sarebbe stato troppo folle, pericoloso, toccare di nuovo la sua pelle. Mia madre si è risposata e... Non sembra così complicato. Quando è stato? Settembre. E lui non ti piace? No, Phile va bene, è uno carino. Forse troppo giovane, ma un bel tipo. Perché non sei rimasta con loro? Phile viaggia molto, gioca a baseball, è un professionista. Il sorriso diventò molto più pronunciato. La sua carriera la divertiva. Anch'io sorrisi. Lo conosco? Probabilmente no, non è un bravo professionista. Solo serie minori. Cambia squadra di continuo. E tua madre ti ha spedita qui per poterlo seguire? No, non è stata lei a spedirmi qui, sono stata io. Non capisco. All'inizio è rimasta con me, ma lui le mancava. Era infelice. Perciò ho deciso di passare un po' di tempo in famiglia con Charlie. Ma ora sei infelice tu? Io non... Continuai a fissarla negli occhi, avvertendo che avevo finalmente colto il primo vero barlume della sua anima. Era altruista. Non mi sembra giusto. Non te l'hanno ancora detto. La vita non è giusta. Penso di averla già sentita. E questo è tutto. Dai buona mostra di te, ma sono pronto a scommettere che soffri molto più di quanto dai a vedere. Mi sbaglio? Io credo di no. Perché ti dovrebbe interessare? Era sbagliato per me preoccuparmi di cosa pensava. Oltre a proteggere la mia famiglia dal sospetto, i pensieri umani erano insignificanti. Ti do fastidio? Non esattamente. Sono io stessa a darmi fastidio. Il mio volto è così facile da leggere. Mia madre dice sempre che sono un libro aperto. Al contrario. Per me tu sei molto difficile da leggere. Devi essere un bravo lettore, allora. Di solito sì. Non potevo permettermi di trovare bella suono interessante. O piuttosto, lei non poteva permetterselo. Ero già ansioso per avere un'altra possibilità di parlarle. Volevo sapere molto più a proposito di sua madre, della sua vita prima che arrivasse qui, del suo rapporto con il padre. Tutti i dettagli insignificanti che avrebbero riempito il suo carattere.
ma ogni secondo che passavo con lei era un errore, un rischio che non avrebbe dovuto correre. Senza pensarci, agitò i suoi capelli proprio nel momento in cui concessi a me stesso un altro respiro. Una particolare concentrazione del suo odore mi colpì il fondo della gola. Dovetti afferrare di nuovo il tavolo per mantenermi saldo al mio posto. Questa volta avevo leggermente più controllo. Più interesse avrei trovato, più probabilmente l'avrebbe uccisa. Appena sentii la campanella suonare, scappai dalla classe.